E quindi, mentre mi godevo la mia meritata notte di riposo, dopo aver tolto dai guai come al solito il mio gruppo, soprattutto me, certo, ma anche il mio gruppo, avevamo passato le porte, eravamo usciti, eravamo arrivati in un posto tranquillo e ci eravamo accampati. Mi hanno chiesto di non fare turni di guardia, quindi io non li ho fatti, ho deciso di dormire. E lo so, non ci crederete, ma è stato proprio allora che ho dovuto dimostrare a tutti quanti le mie doti di combattente. Perché quei due damerini si sono svegliati e... I vostri compagni di viaggio si sono rivelati molto più pericolosi di quanto avreste mai potuto immaginare. Siete svegli da... e vi state svegliando di soprassalto. Se ne siamo anche già svegli. Io Lui è sicuramente sono sveglio perché sveglio. stava facendo turno di guardia. Io Ok. dormivo. Sì. Io non mi ricordo se ero sveglio. Cioè... Hai fatto l'altro Ah, ho turno. fatto un turno, mi ero appena coricato, sì. Mi Esatto. sto svegliando. E di conseguenza... Non, no, dovevi ancora farlo il turno. Lui ha fatto il primo. Ok. E tu? Beh, diciamo Vabbè, che non comunque c'è ci siamo. tempo di pensare a tutto questo! Siete sotto attacco! Cosa fate? A me sveglio. Bene, il primo round Innanzitutto. passa con tu che dici che cosa sto succedendo. Ok, è No, giusto, nel è senso, giusto. lui urla, No, fa in realtà sì, in qualcosa. realtà la cosa che voglio fare è sparare un colpo in aria, ok? Allora, Per questo. svegliare gli altri. Ragazzi, andate a riparo che questi figli di buona donna ci stanno attaccando. Io sonnata dico, perché in aria non a loro? Anch'io mi sveglio, presumo, questo turno non credo che farò molto altro. Anche mi sveglio. Mi sveglio. Cosa sta succedendo? Ci sono delle lumache giganti che ci stanno attaccando. Mentre... No, non sono le lumache giganti, le lumache sono tutte grosse così. Allora, Sono più mentre... giganti, ma sono giganti. Beh, stavo sognando perché avevo mangiato i Oh muffin, no! quelli di Baba di Maca, di mio cugino. Si è strattonato fuori dal tuo sogno bagnato ma di bava, ok? Da dei colpi che volano all'impazzata, non colpi di, come si dice, non colpi di clavischetto, non colpi sparati, ma proprio colpi di randello e lame affilate che fondamentalmente saettano a destra e a manca. Fatemi tutti un tiro su volontà. Con difficoltà doppio critico, che vuol dire fatemi un tiro di volontà. Possiamo scegliere l'approccio oltre a volontà. Assolutamente sì. Quello che stanno facendo è cercare di proprio malmenarvi e spintonarvi in modo da mettervi in una condizione di... Di intontirci. Esatto. Va bene, allora io tirerò su volontà e strada perché sono abituata a essere svegliata all'improvviso da criminali che vogliono picchiarmi fortissimo. Giusto per farvi sapere. Ogni avversario ha un numero di azioni numerate da 1 a 6 che si tirano casualmente. Io seguirò queste linee guida fino a quando sono sensate. Poi, nel caso, vi farò agire senza, in maniera meno meccanicista, perché giustamente, perché Quindi tiro il mio, la mia reazione, vediamo come va, o ciascuno de dice cosa fa. tutti tirano. Tira la Sì, tua e vediamo come va. certo. Un tris. Ok, allora. A te serve. A te ne servono due di tris per difenderti completamente. Ma Non ho modo di fare due tris, neanche se sommassi le più alte tra tutte le mie statistiche. però puoi mettere a repentaglio il tuo tris se vuoi, per avere la possibilità, una su sei, direi, di fare un poker. In quel caso eccedi addirittura la difficoltà, perché un poker vale come tre tris. E potreste addirittura contrattaccare facendogli male. Vedi tu. Perfetto. No, grazie. Sto bene così. Allora, segnati tre caselle di stress. Ah.
devo andare a lavorare presto domattina. No, mi pagano poco. Devo andare a lavorare. Sì, quella, però te la segni con la penna, così non lo potrai mai. Infatti. È quello è come andare a lavorare per davvero. Ok. Io invece penso che utilizzerò volontà. Ah, cosa? No, niente, che non abbiamo le matite. Lui ha fatto tre con le dita. Io userò invece volontà e guerra. E quindi mi sembra giusto. Ho 5. Descrivici un po' come stai avendo a che fare con la situazione. Beh, allora, sicuramente se io ho fatto un addestramento di tipo militare, situazioni del genere, comunque simulazione di imboscate, simulazione comunque di prontezza di reazione, certo, comunque l'abbiamo fatta. Molto, quindi, molto sensato. Quindi non dico che sono pronto al 100%, ma... A 9,5. No, esatto. Almeno 5 dadi. Un bis. Una bellissima scala, praticamente. Una coppia e basta. Io penso... Allora... Così prenderesti tanto stress, potresti ritirare. Potrei ritirare. Cosa faccio? Devo ritirare quelli che non sono usciti? Considera che ovviamente metti a repentaglio l'eventuale... Beh, ma io ci provo. Bravo. Non è che per caso hai qualche specializzazione. I tratti, le manovre, esatto, si possono usare... Assolutamente sì. Allora, ho risposta che in realtà penso che sia in combattimento. Mi sembra di ricordare che è una sorta di manovra in combattimento. Ve l'eravate scritto da qualche parte, Se no andiamo a cercarlo. Vado a recuperarlo, se volete. Giusto, dammi pure, così la cerco. Lo trovi nelle vocazioni. Ok, va bene. Intanto cosa facciamo? Beh, sì, tu ritira intanto. No, tira pure. Adesso, attualmente, così impariamo, no? Mm-hmm. Ho fatto un'altra coppia. Doppia coppia. Perfetto, doppia coppia. Allora, loro effettivamente sembrano... per il modo in cui stanno mettendovi alle strette, non a te, che hai una certa esperienza militare, non sembrano semplicemente due teppistelli, sono addestrati questi, Sì, non sembrano i nobilotti che... No, che si sono improvvisati. Esatto. No. O quantomeno... Tu sei soldato come... vocazione? Aspetta, cosa devo guardare? Era il... Professione. Duellante? Sì, mi sembra che sono duellante. Duellante, sì. Ah, quindi non è soldato. Ok, ecco perché non lo trovavo. Segnati. Sì. Ok, ci sei anche disegnato effettivamente sui duellanti. Sono io. Ok, risposta richiede che quando reagisci con un avversario tirando combattimento... praticamente quando devi avere un'arma da duello impugnata... Ok, ok. E reagisci contro un avversario tirando combattimento più uno invece dell'abilità richiesta. Ok. Quindi volendo, anziché tirare volontà... Però devo avere l'arma in mano. Se avessi l'arma in mano potresti usare combattimento più uno. Più uno. L'arma da duello in mano, Sì. Che è la sua arma. Forbicina. Ina, cicciottina. Segnati quattro caselle di stress. Quattro caselle di stress. Nel caso usa un dado per segnare il... Userò questo dado. Se il suo risultato è peggiore di quello di Siena. Sì. Praticamente, cosa provo a illustrarvelo, poi farò io i conti. Fidatevi, allora. Guardate, adesso vi do un bellissimo di 10 a testa, così almeno tutti abbiamo... un modo di segnarci lo stress senza segnarci lo stress. Ma la stress arriva a 12. Fa niente. Ok, va bene. Avremo anche di 12, però non ve li diamo. Va bene. No, abbiamo solo 2 di 12 o 1 di 12. Abbiamo solo 2 di 10, contattate. Allora, arrivate fino a 10 e poi per simulare lo stress vi dovete incidere sulla pelle fortissimo. Il dado lo mettiamo sotto la sedia. Esatto. Ma sulla seduta? No, sotto la sedia. La sedia, appunto. Allora, mi dici di 3? Dicevo, no, 4. Allora, Sere, vi spiego questa cosa. In realtà la spiego a Dan e Giacomo e Serena, perché Alice se lo dimenticherà, io potrei fare i conti male. In modo voi validerete eventualmente i miei conti fatti di merda. Allora, un successo base, quindi una coppia, equivale a 1. Un tris equivale a 3. Un poker si è già staccato. Appunto, l'ho detto con tutto l'amore che ho nel cuore. Sì. Okay. Un poker equivale a 9. Ok? Ok. Perché sono 3 tris. Sono 3, esatto. 3 base fanno un critico, quindi 3 coppie fanno un tris e 3 tris fanno un poker. Mm-hmm. Ok? Quindi cosa succede? Lui ha tirato un tris e io ho tolto il 6 del doppio 3 al 6 del doppio critico e quindi lui ne subisce 3. Lei ha fatto 2 coppie e quindi ho tolto 1 e 1 dello stesso 6 e quindi lei ha subito 4. Capito? Ok.
tu ti diremo quanto togliere, sì, dove, quando. No, io ho capito, cioè nel senso... Che sei un 3 da qualche parte. Allora, io ho capito... della parte iniziale un cazzo, nel senso che nella mia testa c'era tipo le lezioni matematiche, per dire così. C'era un gelato. Però c'era un gelato e poi abbiamo lavato chiave. Però stranamente la fine mi ha permesso di dare la chiave. C'è un, vediamo se l'ho capita. Perfetto. C'è un pool totale di stress che i nemici ti possono dare. Un, sì, totale di 9. Che riguarda la loro difficoltà. Che riguarda... sei. Esatto. In questo sei. Specifico caso 6. In questo caso 6. E ogni tot di coppia, tris e quant'altro ha un valore di cui io non mi ricordo, perché si parla, mm-hmm, di poker, carte, quindi già se ci sono le carte non capisco un cazzo. Perfetto. Il fatto è che tipo la coppia vale 1, sì, quindi ne ho fatte 2 e hai tolto 2. 2 da 6, esatto, quindi 4. Voilà. Esatto. Okay, l'unica cosa che non ho capito è il valore dei dadi, però è non è importante. Esatto, è un, allora è un effettivo, cioè questa parte del gioco è un po' antintuitiva. Possiamo dirlo da un altro punto di vista, una volta che ci prendi la mano. Sì, una volta che si metta a fare 1-3-9. Esatto. È ovviamente il successo impossibile, quello che ti fa con 5 dadi, sono 4 per 9. No, sono 3 per 9. Le potenze di 3. Quindi è un risultato pazzesco. Ma infatti viene risolto come fai il master per un attimo e fai, raccontami il cazzo che ti pare. Ok. Ci ho detto. Ci ho detto. Serena. Io andrei per ultima perché potrei usare la mia manovra. Oh, okay. Perfetto. Allora, quello che faccio io è, visto che il mio scopo è quello di non far sì che Gwen non si faccia del male. E anche perché effettivamente loro sono in 2, tu sei lontano, quindi stanno menando loro. Cosa che però potrebbe stressarti, perché, esatto, lo stress è una misura astratta. La cosa che io faccio è ovviamente correre verso Gwen, interponendomi tra lei ed eventuali nemici. E io... cioè, vabbè, questa qua è la mia reazione, perché poi io gli sparerei, però... cioè, ok, come dire. Quindi tu tiri volontà più... più io guerra, perché ovviamente per me c'è il click della, adesso bisogna combattere. Ma devi per forza scegliere un ambito, non potrebbe scegliere già una abilità tipo combattimento? È, no? Sempre una copiata di ambito più... okay. Più abilità. Più abilità. Io fa... questo che cazzo di simbolo? Un 1. È un 6, no? È un 6. Ovviamente considerate che... durante i tiri di reazione io potrei anche imporvi l'ambito, cioè questo potrebbe essere certo. Però sti cazzi, okay. Non perché voglio già prendermi delle licenze, ma perché comunque siamo ancora in un contesto, certo. Io ora rollo perché voglio prendermi delle licenze in realtà, però... e faccio doppia coppia, però ho rerollato, eh? Perfetto. Allora tu ti stai avvicinando a loro che sembrano intenzionati a portare sta roba fino in fondo e senza pietà. Prendi anche tu 4 di stress. Ok. Però io vorrei essere in questo momento interposto tra Gwen e... cioè, fargli proprio da scudo, nel senso. Sì, sì. Sì, veramente lo stress che hai preso è proprio un colpo che hai anche intercettato. Sì, sì, anche, sì, sì. Oppure lo stress di dover dire, mezza, che secondo me si deve far male, e gli altri... io non so voi che abilità possiate avere nel combattimento. Tantissime. Invincibile. Allora, io tiro quindi volontà e guerra o strada, tanto non mi cambia niente. Il mio scopo è non farmi beccare. Ok, quindi ti avvolto in aggiaciglio e... andare indietro, cercare comunque un riparo. Perfetto. Ok. Tris. Ottimo. Allora, come ho detto a gli altri, te lo puoi rischiare per... ma no. Perfetto, allora prendi 3 di stress ed è una situazione effettivamente stressante perché attaccando, stavo dormendo, cioè. Esatto, già svegliarsi è stressante. E adesso tocca a voi. Okay. Ok, una cosa giusto per: se voi aveste ecceduto la soglia di successo, gli avreste anche tolto dello stress. Okay. Togli, diciamo, la minaccia che hanno, abbassi la minaccia che ti fanno. Esattamente. Cioè, riduci il pool del stress che ti possono infliggere. No, loro proprio hanno un valore di stress. Hanno un valore di stress loro. Quindi, okay, se loro attaccano con... adesso la semplifico, difficoltà 6, ma voi fate 9, gli imponete 3 di stress. Ok, perfetto. Ok. C'è uno senso di iniziativa, ci andiamo... Tocca a voi, okay, a giro, perfetto. Ditemi cosa fate, considerando che la situazione è quella che ho descritto. Allora, ovviamente la cosa che io faccio come prima è cercare di trovare quello dei due che sta muovendo un po' di meno e tra una sparagli addosso, cioè. senza i punti, senza le virgole. Ero io. No. Questo è quello che io farei. Perfetto. Allora, fammi un tiro, sì, con gli approcci che vuoi. Sì, io farei tiro più guerra. Ok. Sì. Quindi 3, 2, 5. Tra l'altro io come abilità, io ho abile tiratore, quindi posso fare rollare in sicurezza. Boh, perfetto.
Quindi faccio un tris. Un full. Puoi ritirare se vuoi. Fai un full. Questo vuol dire che hai fatto un bellissimo 5 meno 5 a loro. Però 3, 4. Se ritirassi entrambi questi, hai il 33% di fare un poker. No, no, facciamo che. Sai che mi sa che non puoi. Puoi tirare tutti i dadi che non hanno dato un valore. Che non hanno dato un valore. Allora, esatto. Allora in realtà, raccontami chi colpisci e che cosa succede, perché infliggi un bel po' di stress a loro. A chiunque colpisca. Allora. Loro sono una sfida sola. Ah, ok, quindi un'entità, ok. Quindi la cosa che io voglio fare in realtà è non necessariamente colpire per ammazzare, ma piuttosto magari colpire agli arti, cose del genere, per... Chi dei due colpisci? L'uomo. Ok, perfetto. Lo colpisci secondo me nell'incavo della spalla, okay. Oppure nel braccio della spada che cade e diventa inutilizzabile. Lui se lo prende, si volta e ti fa fottuto bastardo. Gli hai fatto male. In questo momento vedi una luce di determinazione che brilla nei suoi occhi, perché vedete che nella vostra casella di stress ce n'è una diversa, sì. Mm-hmm. Quella è una casella che innesca determinate circostanze, è una soglia, diciamo, di esatto stress. Esatto, è una viene chiamata casella critica, però potrei sbagliare, non mi ricordo. Praticamente anche gli avversari ce l'hanno, e quando la raggiungono questa cosa permette loro di attivare delle capacità. Certo. Ok, ottimo. Prego, a voi. Ricordatevi una cosa, è household, quindi tu non è detto assolutamente che voi vogliate prendere parte al combattimento. Ah, certo. Vabbè, vado anch'io per dare supporto a... Perché? Ad Anfri, infatti non lo segno, ma che si scrive Anfri? Anprei. Anprei, ok. C'è la H dopo P, però vabbè. Io intanto ti faccio una domanda, io devo ricaricare questo turno, quindi? Sì. Così Anpri. Ma immagino che poi possa muovere, cioè nel senso. Sì. Per dare supporto ad Anfri. Franco. Come che era Jeeves? Jeeves. Dannazione, questi nomi complessi. A questo punto, mentre, dato che lui sta cercando di menare il tipo, io cerco di menare la tipa. Poi scopre che è un nemico, prima la mena. Prima si attacca, poi si chiede. Quindi mi rotolo, prendo quello che è la mia mezza forbicina e la punto verso la fatina e dico... Si chiamano Gustave e Juliette, o Gustave e Juju. Ma come sono armati? Beh, lui con la mezza forbicina illegale, lei? Lei ha tirato fuori un coltello e forse... Cioè, è buio. No, beh, però è buio, dai, ce la fa. C'è il fuoco che ha spostato lui. Ha tirato anche fuori un manganello. Addirittura un manganello. Sì. Però. Quando una fatina con un coltello incontra un bogard con una mezza forbicina. A questo punto tira fuori il manganello. Tiri fuori il manganello. Lei tira fuori il manganello. Sei già armato. Non è necessario. Avrete il mio manganello. Ma tu hai l'arco. Esatto. Tu non usi l'arco. Comunque io appunto dico, signorina, non le voglio far male, quindi io sarei lei, quindi lasci pure l'arma e diteci perché ci state attaccando. Ah, ok, fanciulle. Ok, io quindi il tuo obiettivo quindi è semplicemente quello di bloccare, di intimidirla. Sì, dire perché ci stanno attaccando, cosa abbiamo fatto di male. Fammi un bel tiro o degli approcci che vuoi, questo non causerà stress perché non li state menando malissimo, però potete anche convincerlo. Io ti dico. No, allora. Te la metterei in termini. Bene, io cosa dire? Io userei società. Sì. Perché voglio comunque far leva al fatto che queste qui sono fattine, sono fighette e tutto quanto. Magari hanno un tono. E autorità. Nel senso che utilizzo un po' quella.
quell'approccio da persona formata in accademia. Società e autorità. Sì. Ok. Sì, esatto, per dire, okay. Cioè, parliamone. Ok. Cosa sta succedendo? Letteralmente. Qui. E quindi recupero i dadi che si sono dispersi. Dove sono i dadi? Ho usato la mossa segreta e ho rubato tutti i dadi. Va bene. E quindi sono 5 dadi. Sì. E ho fatto una scala, no? No, hai fatto 2 6 e 2 4. No, quello è un 5, purtroppo. Un 5. Quindi hai fatto 2 4. Hai qualcosa che puoi ritirare in sicurezza oppure vuoi ritirare per qualche motivo? In sicurezza. Sappi che comunque con un base non fai un cazzo, quindi esatto, quindi ritira. E allora, se non posso ritirare di mio, non puoi ritirare in sicurezza. Ah, rischiando, tu dici. Ma sì, lo faccio. Tanto la peggio. Cosa cambia? La peggio non la convinci, nel senso. Esatto, non è che uguale. No, ho fatto un tris. Ah, è vero. È diventato un tris. Ok, lei ti guarda, fa un paio di passi indietro, alza la voce e dice: dateci quello per cui siamo per cui siamo qui e nessuno si farà male. Nient'altro. Chi agisce? Io farei un tiro con destrezza più strada. Sì. Per tentare di rubarle quella bellissima collanina che aveva. Perfetto. Approfitto che, insomma, mentre è distratta da Ernest. Perfetto. Mi piace. Giustamente. Allora, però là è un full. No. Tris. No. Ah, questo ho visto un 5, scusate. Allora. No, ho messo le serrature ma non roba per rubare. Ma in realtà ci riesci. Infatti mi basta un critico, credo. Con un critico riesci a intascarti questa collanina, segnatela pure. Segnatela. Ho fatto una pausa, scusate, per riprendere le matite che continuavamo a metterci in difficoltà, perché continuavo a dire segnati questo, segnati quell'altro, e loro stavano facendo sforzi mnemonici incredibili, quindi abbiamo stoppato. Ecco, dopo io il segnatela pure. Sì, esatto, io ho cancellato anche quello che è stato detto, adesso devo Ma cosa devo dire dopo segnatela pure? Segnatela pure, stronzo. Segnatela pure, buona firma. Quindi segnatela pure, Giacomo. Va bene, vado. Esatto. A tuo modestissimo parere, fammi direttamente una bella prova. Check. Un check. Io direi di andare su a intuito arte. Ah, sì, potrebbe essere. C'è da qualche parte va a valutare? No, per cui va bene così. C'è indagine, intuito, tecnica. Secondo me è arte. Arte? Sì, ok. Sì. Ah, loro dicono indagine più strada. Indagine più strada. Perfetto, 5 dadi. Il meglio che potevo fare. Sì. E ho fatto coppia. Una coppia, per cui ritiro, perché sono una vera ladra del crimine spaziale. Doppia coppia. Ah, sì. Secondo te è una moneta rivale? Perfetto. Un soldo. La schiaccio, la faccio diventare una moneta. Molto bene. Ovviamente una moneta, in realtà è una piastra. La moneta, quella sì, misura, sì. Come si dice, astratta, ricco, che c'è. Sì. Esatto, una moneta vuol dire diverse centinaia di lemuri, cioè nel senso è una roba che ci paghi tranquillamente la cena per tutti e state a dormire da qualche parte. Ok. Ottimo. Ok, io invece... Ah no, aspetta. Ah sì, tu non hai ancora agito. Mi fiondo... senza cercare di dare nell'occhio sul mio bagaglio per recuperare la mia pistola portatile. Oh, ottimo. Quindi farò un tiro di strada e di delusione. Delusione, sì. Delusione. C'è un tiro di delusione, è più delusione. C'è un tiro di ninjutsu. Strada più delusione è quello che lancia Oliver Twist di solito. Esatto. Io ho capito un'insalata di delusione. Ecco, infatti perfetto. Non ho fatto nulla. Beh, però puoi ritirarli tutti. Un tiro di delusione. Che così non può andare. Sto tirando giusti, sì. Ah no, aspettate, non hai nessun vantaggio da mettere. Non hai nessun successo da mettere in palio. Sì. Se non hai almeno un successo non puoi ritirare. Quindi in realtà vado sul mio bagaglio e butto fuori tutti, ma sto cavolo di libro l'ho messo talmente bene nascosto che non viene fuori nulla. Cioè non lo trovo. Porca vacca. E quindi
sto fugando nel bagaglio e tirando fuori. Ecco. Vedete nascondere troppo bene le cose, cosa succede? Allora, Humphrey, che si, Humphrey, sì, vede sì. che Gustav, che in realtà è, è disarmato in questo momento, inoffensivo, certo. Si sbottona parte della giubba, prende qualcosa da una tasca interna e la getta contro, come si dice, contro... Contro Gwen. Contro tutte, in realtà, contro davanti perché, a sé. Esatto, la getta davanti a sé in una sventagliata, coprendo probabilmente sia Gwen che il nostro buon Ernest. Ok? Voi vi trovate addosso della polvere, della polvere grigiastra, grigiastra non sapreste dire, dato che le condizioni di illuminazione sono molto, molto scarse. È una polvere molto puzzolente e guarda. Juju, se questo è il suo nome, e gli dice: meglio andare. Lei si lancia contro il tuo bagaglio, contro le cose che ci sono sparse per terra, molto velocemente, in maniera molto agile, fa una capriola e entrambi si lanciano verso di te, okay. Humphrey. All'inizio pensi che ti stiano attaccando a testa bassa. Fatemi tutti un bel tiro di... Anzi, tu, Humphrey, fammi un bel tiro di reazione. Sto pensando, perché invece che fare destrezza... Uh-huh. Sì, destrezza. Ok, più guerra, ti direi. Sì, ci sta. Più guerra strada, insomma. Faccio una coppia. Ok, la metti in palio? Sì. 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 Tris. Ottimo. Allora, cosa succede? Che lei ti dà uno... Cioè, fa una finta, come se ti volesse attaccare con i coltelli, però poi in realtà... ti dribbla, ti dà semplicemente uno spintone. Uh-huh. Invece Gustav approfitta di questa sua manovra per girarti proprio attorno. Uh-huh. Mentre voi sentite qualcosa che sta venendo attirato dalla polvere che vi è stata buttata addosso. Sentite un ticchettare, 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 ticchettare. E vedete dal buio, lontano dal fungo, cioè nel senso da dietro il fungo che stava... che vi stava offrendo riparo, comparire delle orrende blatte che vi sciamano addosso, d'accordo? Perché tu, Humphrey, prendi 3 di stress? Okay. Perché okay. vedi che loro si gettano come si dice, in groppa, proprio per cavalcarlo a pelo al tuo meraviglioso topolino. Muschi! Esatto. Yeah. E tagliano, cioè lei taglia le redini che lo assicuravano alla carrozza, gli danno un colpo e questo qua parte, perdendosi nel buio. A voi. Quindi abbiamo queste blatte in sì, avvicinamento. Esatto. Ok, sono attirate dalla polvere che abbiamo addosso. Sono una miriade, sono 3. Allora, sono come si dice, vi sembra, sono... 3 o 4, okay. Ok. Il discorso è che aspetta, come il branco di lupi intorno alla luce, cioè non sappiamo quante esattamente. Esattamente. Ti ringrazio per aver trovato le parole che io stavo cercando. Ho fatto un tiro prima per trovarle. Di marijuana. Ho scelto 6. Ah. Cosa fate? Io faccio un tiro di accademia. Un gelato. E cultura. Sì. Per sapere come si combattono le blatte e da cosa possono essere attirate con questa polvere, cioè cosa devo fare per eccezionale salvarmi? Ottimo. Ok, intanto cerco di ricordarmi cosa avevo nascosto dentro nella... avevo messo qualcosa dove c'avevo il topo io. Sì, avevi nascosto 2 coppie, doppia coppia. Oh, l'arma è legale di lui. Allora sì, l'arma è legale di lui, l'aveva nascosto, è vero. Fra le cose loro che avevi nascosto, il topo l'avevi nascosto. Allora, tu hai fatto una doppia coppia.
E posso anche ritirare questo in sicurezza. Che se la biblioteca è invincibile. Perfetto. Esatto, quindi provo. Bibliotecario invincibile. Bibliotecario degli Space Marine. Questo era un 4, mi sa. Perché era una coppia. Quindi diventa un tris, un full. No. Tris e coppia. Ma com'è possibile? Ah, sì. E questo era un 4, si è girato. Ah, ok, perfetto. Allora, eccezionale. Tu sai che le blatte sono, appunto, per quanto possano essere cioè, allora, non sono pericolosissime, sono piccole e fastidiose. Il fatto è che di solito attaccano in gran numero e la cosa migliore, cioè loro cercano semplicemente di appunto circondare i nemici in modo all'inizio furtivo e poi muoversi in modo molto rapidamente per cogliere la sprovvista. Vi vogliono comunque magnà perché sono creature molto semplici, hanno una gran paura del fuoco e in generale della luce. Infatti se non facesse così freddo probabilmente non si sarebbero come si dice non si sarebbero prese il disturbo di essere in zona. È molto probabile che quello che avete addosso sia una polvere di un fungo in prossimità del quale loro di solito trovano le loro prede. Quindi già coprire il vostro odore o banalmente rintuzzarle con il fuoco potrebbe essere un ottimo modo per dissuaderle dall'attaccare ancora. Sai bene che cercare di ucciderle tutte è un ottimo modo per farle incazzare e magari ne arrivano altre. Ok. Questo sia ben chiaro, tu hai ecceduto di un bel po' la difficoltà di questo nemico e quindi comunque questa cosa vale per eliminare lo stress della minaccia. Ok. Okay. E quindi in realtà... Ecco, se soprattutto se dici a loro sì, certo. Questa cosa, anche banalmente cacciatele col fuoco, io... Coprite l'odore e cacciatele col fuoco. Ottimo. Ok, ok, perché io ero già lì con la mia mezza... Hai sentito la signorina, lavati! Non ho acqua in questo momento, però cercherò di fare il mio meglio e prendo un pezzo di bastone con il fuoco. Dalla parte del fuoco. Ho sbagliato. Non l'aveva specificato. Niente, quindi ho una mano, ho la mia mezza pollicina, dall'altra mano ho una uno stelo di fungo. Esatto, uno stelo di qualcosa infuocato. Cacciale, cacciale. Caccio via. Tira i dadi. Allora, tiro di cacciare, cacciare e via. Cacciare e via. Cacciare, cacciare via. Un oggi ho lavato Cabugè perché sentivo l'odore del blatto. E quindi io utilizzerò guerra. Sì. E è combattimento a questo punto. Certo. Direi che le meni. Lineare di così. Come si dice in latino, iemeno. Sì. Iemeno. Iemeno. Allora, coppia. Ho fatto una coppia e... Ma... Me la rischio. Ma io... Ma tu non hai qualcosa per girare in sicurezza sulla guerra? Scusami, non è? No, oh, vabbè, ho risposta. Non serve a niente. Ma scusa, peraltro, tu non hai visto che hai in mano la sciabola, non hai, non puoi usare quella roba del duellante. Ah, che ho un più uno, sì. Per... No, però hai risposta. Ah, è risposta, cioè, certo. Quella in certo. Difesa sì, può sì, tirare sì. Qualcosa più uno. No, allora. Dai, ci riprovo, ci riprovo. Vadi, cioè, vadi. Nel senso, dai, vado. Dai. Vadi, rischia, rischia. Rischi, signora, rischi. Oh, poker! Quattro. Ullala. Quattro. Allora. Quindi un poker questo. Funziona così di poker? Sì. Doppia coppia. Gwen. E forse, come si dice, e forse anche Humphrey. Sì, no, no. Che ti frega. Humphrey in questo momento è sexy. Ma io lo so che in realtà davvero è forte. Ah, Humphrey, no, io sono... Io scusa, sì, volevo dire... Era testa in questo momento è sexy. Sta brandendo questo fungo sì, infuocato guarda, esatto, contro cioè, le blatte. Ma proprio, ah, allora, non se... Lui, in pigiama, sì, cioè, lui non se ne rende conto, però comunque... Illuminato. Posso descrivermi io? Ah, beh, certo. Come in un racconto di quello tipo... No. Romanzo rosa, ecco. Tipo, si vede... Sei Fabio, sei. Sì, esatto, cioè. Fabio, con i capelli lunghi, biondi. Praticamente si vede il riflesso del fuoco e della fiamma dietro alle spalle di Ernest, che copre così le sue braccia nude, perché stava dormendo, si era tolto la giacca. Faceva freddo, ma non si importa. Si è tolto le maniche perché stava dormendo. Esatto. E quindi si vedono le sue braccia muscolose, ma non troppo, quel giusto, giusto muscoloso, con questo riflesso, e quindi si vede questo chiaro scuro sulle sue braccia, tese, pronte a combattere con queste dannate blatte, e il suo viso che si vede un po' nell'oscurità e un po' nella luce, così determinato, così deciso, così assertivo davanti alla minaccia. Ok? Vorreste quasi essere una blatta. Esatto. Bangri infuocati. Qualsiasi cosa... tu abbia
abbia fatto. Ho affascinato, sentono, anche le blatte. Allora loro sentono proprio il tuo, cioè, il tuo maschio aroma. Ti percepiscono proprio come un predatore più grosso. E quindi non hanno per niente voglia di, come si dice, di attaccarti. Ora, loro si danno la fuga. Dato che però le blatte sono infinite, continuano ad arrivare, io devo tirare un dado per vedere se ne arrivano altre. Blatte infinite. Le hai cacciate. Le hai cacciate. Sono andate via intimorite dal fuoco. Evidentemente Gwen aveva detto esattamente la cosa giusta. È stato un ottimo modo per sbarazzarsi della loro minaccia. Purtroppo siete in mezzo al tappeto che vi separa da Chesterfield by the Fire. Avete la carrozza, ma ci manca il traino. La tua cavalcatura si è data alla fuga. E non tornate! Esatto, è molto strano che loro si siano semplicemente così dati alla fuga. Con la U. E quindi l'abbiamo fatta vedere noi. Alle blatte sì. È stata una mossa bellissima, era veramente valoroso. Vero, vero, l'ho imparata durante l'accademia. Mi hanno insegnato questo e poi anche come seguire il perimetro. Adesso penso potremmo anche seguirle e trovare la loro tana. Ma anche no. Perché sono tante. Non c'è molto da sorridere in questo momento. Perché? Abbiamo battute. Certo. E anche i nemici sono andati via. Perfetto, e come continuiamo a muoverci secondo te? A piedi. Signorina Gwen. Sì? Grazie per il consiglio intanto. Oh, ma ci mancherebbe. È il secondo per salvarci. Cosa c'era in quella borsa? E indico la borsa vicino a cui è rotolata la... I miei effetti personali, ci sono i vestiti, la mia corrispondenza, i miei libri, il mio dannato libro sull'arte della guerra che non trovavo. E mentre cerchi il libro sull'arte della guerra, che tu sai contenere ovviamente la pistola, sì, ti rendi conto che hanno trafugato la pergamena di Argo. Ah! Oddio, cos'è successo? Hanno rubato una cosa importantissima. Che cosa, Gwen? Il motivo del mio viaggio era una pergamena importantissima che mi serviva per la mia ricerca. Ma perché l'hanno rubata? È preziosa? Cosa conteneva? Quali informazioni conteneva? Beh, conteneva le informazioni sulla ricerca di un professore sul buracato Argo. Non so se voi lo conoscete. È il professore che ha studiato e imbrigliato i contratti, i poteri dei contratti. Oh. Avete presente? Sì, quelli. Esatto, c'è molti studiosi, compresa me, cerchiamo di... antico, quindi? Esattamente. Ah. Uno dei professori con cui ho una corrispondenza mi ha lasciato questa pergamena tratta dal suo diario. E chi potrebbe trarne vantaggio? Chi la potrebbe volere? Chi cerca di sbrigliare i contatti, immagino, altri studiosi, ma non saprei. Quello che sai è che se queste fate sapevano dove tenevi la pergamena, vuol dire che vi hanno pedinati, si sono cioè nel senso è come facevano a saperlo? È una cosa che probabilmente partiva da ben prima. Quindi da chi me l'ha spedita? Da chi te l'ha spedita, oppure... chi lo sa? Qualcuno che ha intercettato ma non aveva modo di averla prima. Quindi la cercava, ma sapevano che c'era il professor Flanagan, ma non... hanno scoperto che l'aveva mandata a me, in qualche modo. Esatto. Se Ernest, tu sai una cosa? Sì. La traccia... Tu sei un cacciatore abbastanza esperto. No, io sono un duellante. Un avventuriero, no? Tu sei abituato a stare fuori in contesti selvaggi. Vabbè, tu non sai un cazzo. Io vivo fuori completamente. Se loro hanno quello che gli serviva, si allontaneranno nel più breve tempo possibile. Questo vuol dire che per la vostra la vostra priorità adesso è cercare di stargli alle calcagne e seguire la traccia finché è calda, perché se li perdete, ciao pergamena proprio. Ok. E ciao Muschi. Esatto. E tu mi hai peraltro la speranza che Muschi di proteggere le mie cose. Esatto. Se, c'è una cosa da dire, Muschi è comunque molto
disciplinata ed è molto legata a te. Non è che è uno di quei topini obbedienti che comunque è talmente placido che si fa condurre da tutti. Chiaro. Dopo il primo, cioè, l'hanno presa alla sprovvista, però magari sarà abbastanza, come si dice, di carattere da decidere a un certo punto di non collaborare più e scalzare di sella. Non è detto, dovete lasciarvi alle spalle la carrozza, questo è un rischio. Certo. Però non avete molte opzioni, perché altrimenti è perduta sta pergamena. Mm-hmm. E tu hai dato la tua parola. Tra l'altro. Signor Lockwood, dobbiamo assolutamente recuperarle. È importantissima. Quella pergamena non è preziosa nel senso che vale soldi, ma è preziosissima per noi studiosi. Ma certo, signorina Summers, adesso lo seguiremo. Però prima ho bisogno di un favore. Ernest, dammi una mano. Spostiamo la carrozza in un luogo sicuro. Che magari... Certo, subito. E li vorrei, cioè, spingerla dentro un cespuglio, insomma. Beh, io direi che la potreste mettere sotto il fungo da cui siete arrivati e fondamentalmente coprirla con quello che trovate. Sì, fondamentalmente. Sì. Una foglia caduta. Esatto. 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 Beh, non vi faccio fare tiri per questa roba, okay. Ovviamente. No, sono, va bene, energumeni, grande forza. Possono anche sbroccare volendo. Sì. Allora... Va bene, allora seguiamo questa pista. Mi raccomando, dietro di me. Va bene, io rifaccio il mio bagaglio, prendo la pistola e me la tengo addosso adesso. Okay. Mi raccomando, non portate con voi nulla che non sia essenziale. Certo. Io guardo dall'alto verso il basso, mi metto la mia giacca, finalmente siamo fuori città, posso mettere la mia giacca da soldato. Ok. Pronta. Io quello che faccio è, io prendo l'arma, la carico e iniziamo a seguire questa pista qua. Ottimo, quindi voi cominciate a seguire le tracce di Muschi. In realtà sono abbastanza semplici da seguire perché comunque sono freschissime e lui stava correndo e aveva due omini sopra, quindi ha voglia, non è assolutamente un problema seguirle. A un certo punto effettivamente lo ritrovate che girella, è da solo. Appena vi avvicinate, lui ti corre incontro, ti mette il musino contro la spalla. Mm-hmm. E non sembra spaventato, però è felice di vederti. Certo, ecco. Certo. E da qui le tracce si fanno più difficili da seguire. Infatti, se le volete seguire, io vi chiedo un bel tiro di azione. Quindi ditemi voi. Mm-hmm. Come eventualmente vi muovete per seguire le tracce, per trovare delle tracce che partono da qui. Io sulle tracce posso aiutare poco, però volevo esaminare la collanina, vedere se c'è su qualcosa che può, probabilmente era una roba in realtà che si sono messe addosso come travestimento, però travestimento questo. Allora fammi un tiro e aggiungici un dado perché l'avevi già guardata. Dimmi tu peraltro come la vuoi esaminare. Ma io in realtà farei strada più indagine, nel voglio capire, nel senso, un bene rubato è tenuto in un certo modo, un bene proprio è tenuto in un altro. Certo. Quindi se è una roba che hanno messo su la prima che hanno trovato, però io l'avevo già vista quando eravamo sulla carrozza, che si vedeva questa collanina, faceva parte della, era su un simbolo nobiliare, forse qualcosa del genere, non mi ricordo. E aggiungo un dado, quindi. Sì. Un bene rubato e un bene guadagnato. Per noi. Esatto. Allora, è una doppia coppia. Sì. Che metterò in gioco. Bravo. Bravo, Gnaro. Vediamo cosa fai. Niente. Non fai un cazzo. Non faccio un cazzo, signore. Guarda. Onestamente. Non dice nulla. No, non ti dice nulla. Ti si riconferma una roba che è venduta a gattiere o al può dare valere qualche soldo, esatto. Ma non. Esatto. Esatto, esatto. Tracce lascio fare a loro che le spiego. Io in realtà sono abbastanza brava nel cercare i tracce, nel senso che faccio un tiro di accademia e esplorazione. Mm-hmm. Perché io ho studiato a memoria il manuale delle giovani marmotte. Non giusto. L'ho mai messo in pratica, però lo so a memoria. È un buon modo per metterlo mi in pratica. Giusto. Il manuale delle giovani Jackie. Esatto. Allora, una coppia. Sì, e rischiamo. Gruppo rischioso che siamo. Questo cosa... E non ho fatto niente, è una coppia. Quindi... Qui, quindi sei... Ah, beh, puoi ritirare in sicurezza? No.
Ah, ok. Allora, tu praticamente trovi due, come si dice, le tracce di loro due che si allontanano, ma dopodiché le perdi subito. È buio, è molto diverso da leggerlo sui libri. È buio, non si vede niente. Le tracce, sì, d'accordo, va bene, ci sono, però comunque il terreno è abbastanza, cioè nel senso, non è come si dice, non è bagnato, umidissimo, di conseguenza sai che quello è il punto di partenza, ma non sai come proseguire. Io voglio parlare con Muschi. Ok. Muschi. Dove sono andati? Facci sapere qualcosa. Dici. Portaci da. Non lo so. Cerco di ottimo. Di convincerlo. Fammi un bel. Come si dice? Tiro su parlare con animali. Esatto. No, beh, penso che sia comunque. Beh, questa cosa qua, secondo me, è. Beh, ma non è società, fascino, eloquenza. Secondo me è qualcosa. No, è più una cosa di. Intuito? Potrebbe essere intuito, autorità, più strada, potrebbe essere qualcosa di... Cioè, o volontà, non lo so. Sì, autorità, dai, mettiamo autorità, sì, ci sta, autorità, strada, mi sembra una buona coppia. Ok. Fatto una mazza, io non posso rerollare, giusto? Uh-huh. Ragazzi, è difficile seguire queste tracce. In realtà, non è questo il modo in cui si devono leggere questi tiri. Cioè, nel senso, non riuscire in un tiro non vuol dire non ci sei riuscito, punto e basta, perché questo non è un sistema che funziona così. Quindi adesso andiamo a leggere cosa vuol dire fallire e vediamo un attimino quali sono le possibilità, perché probabilmente vi posso offrire un successo a un costo. Ok. Allora, vediamo. Ecco qua, vi leggo il trafiletto. Fallimento. Se dopo aver lanciato i dati ed eventualmente rilanciato non ottieni il successo sperato, vuol dire che hai fallito il tiro di azione. Mastro Paracelso dice: ogni fallimento è una scoperta. Ricorda che il fallimento non è un esito disastroso che paralizza il gioco e impedisce la storia di svolgersi naturalmente, tutt'altro. Il fallimento è solo un'altra strada per raggiungere il successo. Una strada brutta e tortuosa, certo, ma pur sempre una strada. Ora, io lo so bene, se sono arrivato dove sono oggi, ammesso che io sia poi arrivato da qualche parte, non è certo inanellando un successo dopo l'altro. Più che altro ho collezionato fallimenti, ma ho comunque continuato ad andare avanti per la mia strada. È il compito di un buon narratore assicurarsi che il fallimento non fermi mai la narrazione. Ecco qua, abbiamo come possibilità. Conseguenze negative. Il personaggio ostiene un successo solo parziale o temporaneo, oppure genera inavvertitamente un imprevisto. Tu, per esempio, hai trovato le tracce, ma poi le hai perse. D'accordo? Poi abbiamo successo ad un costo. Il personaggio ottiene comunque un successo, ma subisce una condizione, una perdita, una moneta, decoro o equipaggiamento. Ok? Abbiamo una via alternativa. Il personaggio non ottiene il successo desiderato, ma il suo fallimento gli permette di notare un importante indizio, una strada alternativa, oppure genera una nuova opportunità per portare avanti la storia. Oppure subisce stress, quindi ce la fai, ma subisci stress, okay, perché ti stressi tantissimo. Tu, okay, facciamo così, sì. Humphrey, all'inizio vedi che Muschi è ancora molto agitato. Mm-hmm. Alla fine, tu lo sai, gli serve la solita grattatina. Tu, certo, cominci a grattargli l'orecchio. Il fatto è che è particolarmente agitato e comincia a strusciarti si contro tantissimo. Okay. Quello che succede è che alla fine lo convinci e lui vi guida verso le tracce e comincia a fiutarle e seguirle. D'accordo? Il problema grosso è che tu ti guardi addosso e sei una matassa di peli e sudore di topo. Più la roba fungina di prima, quindi. Esatto, insomma... abbassiti temporaneamente di uno il decoro. Okay, infatti, perfetto. Dovresti fare cagare la merda. Sono rozzo. Sì, effettivamente, Gwen, sei molto, molto, molto grata all'impegno e alla dedizione di Humphrey, però a differenza di Ernest non ti sembra per niente affascinante in questo momento, ti sembra veramente uscito da una cloaca, una cosa orrenda. Seguite per un po' le tracce fino a che Muschi non si ferma ed è indeciso e non capite perché comunque vedete un paio di, come si dice, di piedi continuare, loro sono fate. Questo potrebbe voler dire che una di loro ha preso il volo, esatto, e è molto probabile, Humphrey, che se hanno finora evitato di volare è probabilmente per evitare di attirare l'attenzione, certo, ed è quindi anche probabile, se sono andati a piedi, che non sia poi così lontano, ecco, il luogo, cioè il loro nascondiglio. Uh-huh.
Che altro vi posso dire? Ecco, non si stanno dirigendo né nella direzione di Chesterfield by the Fire, né nella direzione da cui siete venuti. Ok. E perpendicolari alla nostra traiettoria. Esatto. Posso fare un tiro? Nella direzione della foresta di funghi o nella direzione del muro? Nella direzione della foresta di funghi. Ah, che gioia. Sì. Ok, cosa c'è da sapere sulla foresta di funghi? Il bosco di funghi è il bosco di funghi. Beh, vediamo. Tu sei una persona erudita e direi che a questo punto quello che c'è da scoprire del bosco di funghi lo racconteremo nell'introduzione della prossima puntata. Giusto? Bene, avete ascoltato SideQuest. Ah sì, scusate, sì, stavo già facendo la musica vigile, scusate. Avete ascoltato SideQuest? SideQuest! Il podcast che vi fa vedere come noi ci dimentichiamo le matite e a volte ci dimentichiamo anche le regole dei giochi. Esatto. Ma ci ricordiamo che il 7 ottobre 2023 abbiamo lavato Capuget e poi abbiamo mangiato il giorno. Esatto. Ora, giusto per spiegare questo inside joke, stavamo cercando delle cose nello zaino e Alice ha trovato un piccolo taccuino, un piccolo libretto degli appunti, completamente vuoto, tranne per questa dicitura. 8 ottobre 23, oggi abbiamo lavato Capuget. Poi andremo a mangiare il gelato. Ed è una cosa bella, felice. Sia perché Capri di solito puzza come una merda, sia perché il gelato è buono. Chissà se l'abbiamo mangiato poi questo gelato. È una quest. Non ci neghiamo mai il gelato. Non sappiamo. Comunque, oltre alle date dell'8 ottobre 23, ricordo che il 21 aprile di quest'anno ci sarà la seconda edizione della FumbleCon. Alla Gilda? Alla Gilda, esatto, a Bologna. Quindi solito posto, sempre a stessa ora, quindi a partire dalle 2 di pomeriggio. Ovviamente se siete tutti invitati, o meno, nel senso, iscrivetevi, perché se guardate sul Discord di Fumble ci saranno comunque tutte quelle che sarà il programma e le varie giocate disponibili. Un sacco di tavoli, un sacco di giochi, scrivetevi numerosi. Esattamente, troverete tanta bella gente e potrete giocare, e ci sarà del buon vino, non lo sappiamo, e forse quest'anno non ci sarà chi farà parkour come l'anno scorso, che erano i francesi che facevano parkour. È vero. Va bene, niente, detto questo, ricordatevi di ascoltare tutti i nostri vari podcast. Contemporanei, perché verrete interrogati. Mm-hmm. Esatto. Quindi da qualcuno, ascoltate. Sì, dalla polizia, che è fuori. Esatto. Così almeno potete dire sono occupato. Sì. A settimana prossima. Ciao. Ciao. Thank you.